Benvenuti tutti ragazzi e ragazzi e bentornati con questo nuovo video, sono sempre il vostro amico il grande Mark e oggi siamo di nuovo su Feast of the North Star Legends Revival. Siamo nel secondo episodio di questa settimana molto impegnativa soprattutto per me o anche per voi se... scusate, anche per voi se fate scuola a distanza come la sto facendo io. Direi che è abbastanza impegnativo. Meno male che da me il mercoledì facciamo fino a mezzogiorno e quindi sollievo di libertà. Intanto faccio qua un veloce kill level up e così da avere poi con calma un po' tutti più forti e più belli e più fighi e più tutto e più. Allora, intanto facciamo questa gacha veloce, che è quella qua delle giudollar gacha. Ok, dirigiamoci a sto punto nelle quest, perché adesso andremo a fare i restanti capitoli del capitolo 11 Kenhon's Invasion Force. E andiamo a spaccare un po' i culetti. Allora, i capelli, ragazzi, sì, sono così. Li ho lavati oggi, quindi hanno un po' di un qualcosa di diverso, un po', dai. Qualcosina, un po' di un po' di diverso. Più carini. Uguale, sempre uguale. Però tutto ciò, ragazzi, tutto ciò. Comunque ragazzuoli belli, questa domenica ci sarà un video particolare perché è una top, siccome ho detto, come vi avevo detto, ci sarà top barra teoria una volta al mese, o un sabato o una domenica. In questo caso sarà la domenica. Uscirà una top 5 ovviamente, molto stuzzicante per questo periodo di quarantena. Magari molti di voi l'avranno già capito, ma non vi sto a spoilerare il video. Aspettate solo domenica. Ecco, aspettatevi domenica, perché la sveglia questa domenica alle... Che orario vorrò farlo uscire il video? Non lo so. Che ora posso farlo uscire? Vediamo un po'. La sveglia per questa domenica alle... potrei fare la sveglia, mettetevela alle 2:30. Alle 2:30 faccio uscire la top 5. Anche se potrei farla uscire alle 5 per fare questa cacchiata. Osoikakaru Kengou Shinhei Tai ni Toki no Hokuto Toki. Rei, mamma mia, con Ken. Vado a liberare Toki, giusto? Da Cassandra. Mi strana sta cosa, però vediamo Rao, infatti Rao. Ora ho. Interessante. Comunque, vediamo un po'. Proseguiamo col prossimo, che ovviamente non so, cioè sfidiamo, vabbè, gli stessi fighter che anche noi abbiamo, però va bene. Oggi ragazzi la metto di Yu-Gi-Oh! Anche se non c'entra molto con il video, però sapete che se noi chiudiamo io qui bella prima manetta che c'è da me, e se combacio con lui, se non combacio, faccio.
No, verità rutta. Comunque ragazzi, vi ho detto nel video di Naruto, video di Naruto, che avevo iniziato a vedere Boruto e mi ero perso però gli OAV di Naruto Shippuden, e sul sito Anime YouTube, che vi lascio sempre sotto in descrizione, oltre ai miei profili vi avevo detto che appunto stavo vedendo Boruto, mi mancavano le OAV di Naruto Shippuden. Non mi si è buggato? Okay, ma mi si è buggato di brutto. Mi faceva vedere solo Amiibo e Uyghur. Che figata. Ok, bellissima, sta cosa è bellissima. Infatti credevo che me li avessero mandato. Ho detto, come è impossibile. Che culo. Mi sono preoccupato un attimo. E appunto, vi sto dicendo che mi sono recuperato gli UAV, li ho visti. Ho visto i 4, perché su Anime Unity ci sono solo i primi 4, di cui il primo fa veramente cagare, poteva essere benissimo evitato. Il secondo idem, perché semplicemente non ho neanche ben capito io. Era praticamente il riassunto di Naruto e Naruto Shippuden. Era il riassunto con una canzone di sottofondo. Faceva proprio vedere tutto. E a un certo punto si vede Sasuke e Naruto che hanno fatto lo scontro finale, però in maniera completamente diversa, particolare. Tobi e Kabuto, non l'ho capita, devo essere sincero, non l'ho capito quella OAV. No, OVA, scusa, quella OVA. Però ho detto, inutile. Il 3, l'OVA 3, era praticamente l'esame dei Chunin, che non ho ben capito se era dopo la sconfitta di Pain o dopo la guerra, dopo la quarta grande guerra ninja. Però presumo che era dopo Pain, presumo. Però mi sorgeva un po' di confusione, un po' di stranezza. Il 4 è un altro inutile, perché facevo vedere la lotta, lo scontro tra Madara e Hashirama, non rivisitato, però più o meno, giusto qualcosina. Però l'ho trovato, ripeto, anche questo inutile. Ma va bene, intanto sto registrando. Ecco, abbiamo la stella della morte. Qua si vedrà Rei che fa la sua mossa e la stella vicino alla costellazione. E la stella della morte. E la stella della morte. Ci ha fatto anche una toppa riguardo delle morti, però è bloccato da noi in Italia. Il mio video è bloccato da noi in Italia perché c'è il copyright, come al solito. Però non capisco cosa posso e non posso mettere su YouTube. Non riesco veramente a capirlo, perché metto il sottofondo che l'ho scaricato da un sito. L'ho scaricato il sottofondo di Dragon Ball, quello che è, sul computer, l'ho scaricato, l'ho messo in video e lo stesso mi dà il copy. Non riesco a capire. Cioè, devo per forza usare quello di YouTube. Non voglio, mi fanno un po' schifo. Anche il montaggio di YouTube mi fa un po' cagare. Per questo che la maggior parte di YouTuber usa i programmi. Perché penso che quello di YouTube faccia schifo, penso, poi non lo so di preciso, ma utilizzato, ma utilizzerò. Non lo so, io meno male che in Ken non ho avuto ancora problemi, a parte il gioco stesso, che in qualche video mi ha dato
la cosa che non è monetizzata, ma secondo me non è molto chiaro cos'è il vero copyright, mi sa, però penso che non riesco a capire di preciso il problema mentale del copyright di YouTube. 剣を信仰隊に一人立ち向かい、おお、forse adesso。だが、non ho perso。巨大な力がすべてを飲み込もうとしていた。それ、sicuro non potrebbe essere che。巨大な黒い馬にまたがり、地響きをとどろかせ、ゆっくりと力。ダスティティのマジコ。聖騎馬と覇者、剣王。剣王。この男が。Allora paragrafi che ci vedranno impegnati nel prossimo episodio, che sarà lunedì. Ah, l'ultimo, scherzavo, l'ultimo. No, scherzavo, infatti non posso sbloccarlo. L'ultimo ce la faremo, però poi mi occupa troppo il video di fatto di scaricaggio di quello che è. Comunque ragazzi, vedrete che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo fantastico video. E quindi, picca picca a tutti, passate ovviamente dai link sotto in descrizione. Picca picca a tutti e...